Doveva essere una serata di festa al seguito della propria squadra del cuore, ma la trasferta di Lecce si è trasformata in un incubo per gli oltre 150 tifosi del Pescara che hanno subito un agguato ad una ventina di chilometri dal capoluogo salentino. Il bilancio alla fine è di due sostenitori feriti che questa mattina sono stati dimessi dall'ospedale dove erano stati portati ieri sera. Due uomini di 37 e 32 anni, entrambi guariranno in una decina di giorni. Secondo la ricostruzione fatta dalla questura di Lecce, l'assalto ai tifosi biancazzurri è stato compiuto intorno alle ore 20 sulla statale Brindisi Lecce, all'altezza dello svincolo per Taurisano. Poco prima un equipaggio della polizia stradale aveva agganciato la scorta tecnica composta dai poliziotti della questura di Pescara con al seguito la carovana dei tifosi pescaresi. Giunti a circa 20 km da Lecce, dalle siepi della carreggiata è uscito un gruppo di circa 50-70 tifosi leccesi, travisati e incappucciati, muniti di torce e fumogeni, che ha invaso la strada subito dopo il passaggio della prima autovettura di scorta e mentre transitava il convoglio dei tifosi del Pescara. Secondo quanto riferito dalla questura di Lecce, i tifosi leccesi hanno lanciato un bengala sotto una delle auto pescaresi in transito che ha preso fuoco ed ha costretto il conducente a fermarsi. È stato così bloccato anche il pullman dei tifosi abruzzesi. Il bus è stato fatto oggetto di lancio di sassi e colpi di mazza che hanno provocato la rottura del parabrezza anteriore ed il vetro del lato conducente. L'immediato arrivo delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. Circa i due tifosi feriti, il primo era stato ricoverato al Vito Fazzi con una ferita lacero contusa al cuoio capelluto causata probabilmente dallo scoppio di una bomba carta. Il secondo invece era stato ricoverato all'ospedale di San Pietro Vernotico con una ferita lacero contusa. È stato dimesso anche l'automobilista investito casualmente da un'auto in retromarcia. Era sceso dal suo veicolo per accertarsi di cosa stesse accadendo, ha riportato un trauma cranico commotivo, una ferita lacero contusa alla testa e una contusione al torace. Prognosi di 15 giorni. Sono in corso le indagini da parte della Digos per individuare gli autori dell'agguato, anche con l'ausilio di immagini di videosorveglianza e delle riprese fatte dal personale della polizia scientifica.